Tutti voi che mi seguite su YouTube, sulla chat Viola, su Instagram, no? Mi avete chiesto: ma perché Asso non fai uscire un video su quella che è la situazione, no? Che ormai ci accompagna da qualche giorno, la situazione del calcio a scommesse, della ludopatia, del caso Fagioli, del caso Zaniolo, del caso Tonali, da Zaleschi a detta di Fabrizio Corona, oggi sono usciti altri tre nomi, no? Sempre detti da Corona, Casale, El Shaarawy, Gatti della Juve. Perché non parlo? Semplicemente perché sarò diverso nei miei concetti, nel mio pensiero, questo non lo so. Ma io sono una di quelle persone che parla quando il dato è tratto, quando le indagini, tutto questo marasma, in questo meccanismo ormai che è partito e non si fermerà prima dei 2 mesi, a mio avviso, tante cose usciranno, tanti altri probabili calciatori verranno chiamati in causa, poi magari assolti, società, procuratori, famiglie, situazioni. Io aspetto, semplicemente amo aspettare, non sto qui perché devo fare audience, devo fare views, devo farci gossip sopra, semplicemente perché vedo mettere quattro a merda a Fagioli, a merda a Zaniolo, a merda a Tonali, a merda a Zaleschi. Che poi no, per etica, per me non è corretto. Io non sono nessuno per mettermi qui a giudicare gli errori di Fagioli, gli errori di Zaniolo eventualmente, quelli di Tonali. Soprattutto perché sono affetti da una patologia. E parlo di Tonali e Fagioli, chiamata ludopatia. Un qualcosa che viene messo in risalto nel mondo del calcio professionistico, ma per questo aspetto qui, quando è una problematica che c'è da anni, soltanto che qui si parla di giocatori professionisti, allora viene messa in risalto. Ma la patologia è un disturbo che c'è da anni, che coinvolge tanti cristiani normali, ma tutti questi cristiani non si incula nessuno. Ok? Non si incula nessuno, non ne parla nessuno. Però qui viene a galla la situazione, no? Della ludopatia che coinvolge i professionisti perché sono professionisti, perché sono personaggi pubblici. Ma non ci dobbiamo stupire della ludopatia che c'è e coinvolge tanti cristiani normali e non solo chi è un personaggio pubblico. Quindi ripeto, non sto qui a voler sentenziare, a sparare, capito, cagate, ad affossare per quello che può essere, insomma, la vita, il quotidiano, a rincarare la dose su queste persone che sanno di aver sbagliato, stanno pagando e dovranno fare un percorso di riabilitazione perché sono affette da un disturbo compulsivo, perché la ludopatia è quello. Allora io attendo semplicemente quelli che saranno le indagini fatte dalla procura, quelli che saranno i processi dove poi verranno fuori le sentenze. Allora lì potrò dare la mia onesta opinione, onesta, onestissima opinione. Se voi mi dite, ma visto però Fabrizio Corona ha fatto uscire tutto questo, l'asso vi dice una cosa, che probabilmente tutte queste ricerche, tutte queste indagini erano già messe in moto, ma da tempo. E prima o poi queste situazioni del calcio scommesse che ritorna, non di combine, ma di calcio scommesse che ritorna, nella massima serie italiana sarebbe uscito fuori nel tempo e non serviva Fabrizio Corona che si è preso i meriti come un onnipotente, perché lui è onnipotente, grazie a me si sta facendo luce e chiarezza e pulizia nel calcio. Bugie, bugie. Probabilmente avrai messo anche per queste sparate, per queste uscite che tu fai, avrai messo anche il bastone nelle ruote, tante prove l'avrai anche inquinate o rischiate di farle inquinare. Ma non penso proprio che il tutto si sia messo in moto da queste uscite qui, De Corona, con le sue informazioni, che a livello lavorativo, ripeto, fa una grandissima cosa per quello che è il giornalista. Poi, se vogliamo discuterlo e vogliamo parlare del lato umano di Fabrizio Corona, quello è un altro discorso. Quello è totalmente un altro discorso perché bisogna scindere il Fabrizio Corona dalla persona che è a quello che è il lavoro. Bisogna saperlo scindere, sono due cose totalmente diverse.
Ripeto, su Corona Uomo ne possiamo parlare quanto volete. Su quello che fa a livello giornalistico, lavorativo, fa un qualcosa di importante, un lavoro importante. Ma che, ripeto, non parte. Il tutto non scatta, secondo me, da lui. Ma già c'era prima. Già c'era prima. Poi ieri, vabbè, ho visto la trasmissione, l'abbiamo commentata insieme in live, no? Ci sono tante contraddizioni, io non collaboro con Tesù, poi vai a scoprire che collabora. Tante contraddizioni. Tanta... come si dice? Tanto narcisismo, il so tutto io, l'altro non so un cazzo. E poi da tutte queste prove, i 50 nomi, i nomi nuovi, non ha portato un cazzo, non ha detto niente di più quello che, di quello che già si sapeva nei giorni prima. Ripeto, indipendentemente, no? Aspettiamo il fine indagini e i processi. Poi diremo il nostro. Io sono di quella corrente pensiero che, ripeto, non sto qui a voler sfaldare, sfondare, a tirare secchiate di merda a sta gente qui, a questi giocatori qui che hanno un problema chiaro. Però non sono manco qui a giustificarli, perché se sbagli, anche la problematica che c'hai, la pena dovrebbe essere pur sempre esemplare, perché devono dare il buon esempio, chi sbaglia paga, ma la punizione deve essere esemplare in modo che poi non si creano recidive in futuro. E questo è il discorso. E non ve voglio ammorbare più di tanto. Insomma, che può succedere al campione italiano? Che cosa cambierà? Oddio, aiutami! Fammi capire! È finito, non è finito! Io la domanda che faccio a me stesso e che mi sono dato una risposta la faccio anche a voi. Invece di guardare quello che rischia Fagioli, che ci interessa perché deve essere una punizione esemplare, per dire come sta sbagliato Ronaldo, Zaniolo, chi che sia, che fine farà il calcio? Un'altra macchia! Questa è una dei tanti puntini negli anni che va a macchiare, continua a macchiare quella che è la maglietta che porta addosso lo sport e il calcio italiano. Il calcio italiano non finisce, o perlomeno non arriva alla deriva con questa ennesima situazione grave di calcio scommesse. Ma il calcio italiano è finito da anni. Queste sono soltanto continue macchie nei tempi che fanno aumentare la nostra poca credibilità a livello sportivo, a livello calcistico, ed è l'ennesima figura di merda che si aggiunge a tutte quelle che già ci sono state. Ma il calcio italiano alla deriva ci è arrivato da anni e anni. Quindi, e chiudo, la domanda che si devo fa, più che guarda quello quanto rischia la società, comporta, né comporta, oddio, è finita, combina le cose, domandiamoci quanto realmente c'è rimasto di buono, di vero nel nostro calcio italiano, quanto è rimasto di vero e di pulito nel nostro calcio italiano. E probabilmente la risposta ve la do io, una cosa sola: è rimasta di pulita, rimasta pulita, scusate, e concreta, i tifosi, perché il calcio è dei tifosi e i tifosi sono la parte leale, corretta, pulita di questo calcio che è morto anni e anni fa. Questo è soltanto un aggiungersi a tutto quello che già c'è stato. Come sempre vi leggo tutti i vostri commenti, se siete d'accordo un bel pollicione, e vi auguro una buona serata a tutti.